Ben trovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana, curato dalla redazione di Italia 7. Nell'ultima seduta dell'aula di Palazzo del Pegaso ha acceso dibattito sui fatti che hanno riguardato la settimana scorsa le città di Firenze e Pisa con gli scontri tra polizia e studenti. Approvata una mozione firmata da Partito Democratico Italia Viva e Movimento 5 Stelle, invece è stata respinta un'altra mozione che era stata proposta da Fratelli Italia e Lega. Gli scontri di Pisa e Firenze hanno caratterizzato i lavori del Consiglio regionale, che si è concentrato su due mozioni, una presentata da Italia Viva, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, l'altra da Lega e Fratelli d'Italia. L'Aula ha approvato la prima con 22 favorevoli. Italia Viva, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle e 10 contrari, Fratelli d'Italia e Lega. Respinta invece la seconda con 11 voti favorevoli, Fratelli d'Italia e Lega, e 22 contrari, Partito Democratico, Italia Viva e Movimento 5 Stelle. Acceso il dibattito in aula sulle due mozioni presentate. È stata evidente purtroppo la rottura di quel patto sociale di fiducia che c'era tra le persone, i cittadini e le forze dell'ordine. Quindi il chiedere chiarezza e più velocemente possibile sarà l'unica cosa che potrà aiutare a ricucire quel dialogo e quel patto di fiducia appunto che in questo momento a Pisa ma anche a Firenze e in tutta la Toscana direi a livello nazionale sta rischiando di venir di mancare. L'unica cosa evidente è che ci sono stati dei ragazzi, dei minorenni che sono stati eh, picchiati e le parole di Mattarella sono la sintesi migliore di eh, quello che dovrebbe essere l'azione di quello che impropriamente è stato appellato come Stato di diritto da degli europarlamentari e dei parlamentari che invece si sono lanciati in giudizi e a soluzioni semplici. Io ritengo invece che proprio per garantire massimamente le forze dell'ordine, a cui va tutta la nostra stima, il nostro rispetto per il lavoro che fanno, ma per tutelare anche il diritto a manifestare la serenità dei nostri ragazzi e delle persone, si debba immediatamente fare chiarezza per far sì, per assicurarci che questo sia un, un caso isolato, che chi ha delle responsabilità, chiunque esso sia all'interno della catena di comando o nel teatro delle operazioni, Paghi per quello che ha fatto. Il diritto di manifestare, la libertà si esercita, non deve essere concessa e soprattutto non deve essere repressa con dei manganelli, un atto violento che è stato in primis condannato dal Presidente della Repubblica e oggi arriva all'atto ufficiale e formale del Consiglio regionale della Toscana che condanna quanto successo prende distanza e chiede chiarezza, la Toscana è un'altra cosa la Toscana è una terra di tolleranza, di libertà, di diritti e come tali i ragazzi della nostra regione hanno diritto e dovere di manifestare di esprimere le proprie idee, bene che il Consiglio regionale della Toscana abbia assunto questa posizione. Dispiace perché magari si poteva creare un atto unitario. Invece abbiamo visto un centrodestra arroccarsi su una difesa impossibile. Difendere quanto è successo. Non compete diciamo, alle forze politiche da parte nostra, va anche la solidarietà ovviamente alle forze dell'ordine in generale per il lavoro che costantemente e quotidianamente svolgono. Ma questo che è successo in Toscana il 23 febbraio è un errore grave, come tale andava denunciato e come tale andava condannato e preso la distanza da parte della Toscana. Era doveroso eh, prendere posizione da parte del Consiglio regionale dopo i fatti inquietanti che sono accaduti a Pisa, dove abbiamo assistito veramente un po' inorriditi, preoccupati, anche amareggiati eh, nel vedere che dei ragazzi che manifestavano pacificamente, molti di loro eh, minorenni, sono stati eh, addirittura manganellati. Eh, è chiaro che noi vogliamo capire eh, di chi è la responsabilità. Eh, se c'è stato un eccesso eh, di chi era in piazza o se ci sono invece delle indicazioni che sono state date. Eh, questo lo facciamo anche eh, a tutela di quei rappresentanti delle forze dell'ordine che invece ogni giorno fanno il loro dovere. Io sono tra coloro che auspicava. Che il Consiglio regionale uscisse con un atto unitario. Abbiamo che oggi il Consiglio regionale dicesse questo: che tutti hanno diritto di manifestare, che tutti hanno il dovere di rispettare le regole e le leggi. Anche chi manifesta, che se un poliziotto reagisce ad una provocazione in maniera sconsiderata e sproporzionata, deve essere sottoposto a provvedimenti disciplinari, cosa che sicuramente la polizia farà. Che un manifestante che sputa in faccia a un poliziotto non è un manifestante pacifico e è lì per manifestare la propria idea. Io oggi ho ascoltato una cosa in aula del Consiglio regionale di una gravità inaudita. Io ho ascoltato una forza politica dire che se tu sputi in faccia ad un poliziotto, evidentemente quel poliziotto se l'è meritata. Unanimità da parte dell'Aula invece su un ordine del giorno che riguarda l'autorità portuale regionale. L'Aula di Palazzo del Pegaso ha approvato con i 21 voti favorevoli del Partito Democratico e di Italia Viva e i 13 voti contrari di Fratelli d'Italia, Lega e Movimento 5 Stelle il bilancio di esercizio 2021 dell'autorità portuale regionale. Un ritardo sottolineato durante la presentazione dell'atto dalla presidente della commissione ambiente e territorio, Lucia De Robertis. C'è assolutamente troppo ritardo e su questo dobbiamo lavorare perché i bilanci devono essere portati nell'anno corrente, come è giusto e corretto che sia. Quindi lo abbiamo approvato, però ecco, faccio un appello che si cominci ad, ad accelerare per portare i bilanci poi nell'anno corrente, come è corretto e come peraltro le leggi richiedono. Ieri in aula ovviamente è venuto fuori il tema del porto di Viareggio, su cui la Regione sta facendo importanti investimenti, penso 6 milioni sul d'otto ma non solo, c'è tutto il, centro, il mercato ittico che deve partire, su cui c'è anche un finanziamento importante del PNRR e su cui stiamo lavorando. È di tutta evidenza che ci deve essere una collaborazione fra Enti, la Regione, la portuale e il Comune di Viareggio. Stiamo lavorando in questo senso perché il porto di Viareggio, ricordo, è importantissimo non solo da un punto di vista turistico, i cantieri navali, ma c'è un'attività come quella della pesca che vale il 30% dell'attività ittica toscana. Non la possiamo trascurare, il porto deve essere messo in sicurezza, anche se ricordo, lo ricordava ieri anche l'opposizione, questi sono problemi che ci portiamo dietro da oltre 100 anni. Io credo che in questi tre anni si, si sia fatto molto, c'è da fare ovviamente ancora di più, ma la strada credo sia quella giusta. E effettivamente basta questo dato, un bilancio che arriva all'attenzione dell'Aula nel 2024, quando si parla di un bilancio 2021 è ovvio che di per sé vale la motivazione della bocciatura del bilancio. Però è stato importante il dibattito, bene questo aspetto di conferma, di sostegno all'autorità portuale da parte del Presidente Ciani, al quale però ho fatto presente che a Viareggio c'è un sindaco e un'amministrazione che addirittura promuovono e fanno approvare una mozione che chiede la cancellazione della... L'autorità portuale e c'è una situazione, quello il Presidente Gianni non, non l'ha detto, ma gliel'ho ricordato, dove abbiamo ancora una carenza del ruolo di segretario dell'autorità portuale che è il motivo messo prescritto dallo stesso commissario attuale per cui i ritardi di questa autorità portuale di difficoltà sicuramente concorre, perché l'autorità portuale deve essere largamente migliorata. C'è da intervenire, lo faremo. Io ho avanzato una proposta di risoluzione che sarà discussa in commissione quarta. Io ho accolto la richiesta della collega Mercanti e dello stesso collega Petrucci. Però è altrettanto vero che la contrapposizione istituzionale fra Comune di Viareggio e Regione Toscana, che ha dato luogo a uno stallo, per cui il segretario non viene nominato. E nonostante che il contenzioso che era pendente è stato chiuso perché il Comune di Viareggio ha ritirato ricorso, questa situazione crea difficoltà e ieri ho avuto modo di dire che la comunità portuale viareggina, chi lavora, i pescatori che tanti problemi hanno avuto, eh, ma tutta la nautica che ha bisogno di competere a livello internazionale... Aspetta che questi enti dialoghino e portino la possibilità di fare il piano regolatore portuale, l'asse di penetrazione, tutto quello che è necessario e smettano di litigare sulle poltrone. Noi abbiamo votato contro al bilancio dell'autorità portuale perché, come avete ricordato, si tratta del consuntivo 2021. Votarlo nel 2024 eh, evidenzia che c'è un problema ormai patologico all'interno della Regione Toscana, per cui c'è una differenza sostanziale fra la programmazione della Regione e la programmazione e l'indirizzo e il controllo che il Consiglio deve fare sui conti e sui numeri degli enti e delle società partecipate. Eh, è un atteggiamento che noi stigmatizziamo ormai da tempo. Abbiamo chiesto più volte al presidente Giani e abbiamo proposto e gli altri commissari della Commissione Ambiente l'hanno sottoscritto, quindi anche la maggioranza di riallineare per quanto possibile eh, l'andamento del bilancio della regione con quello degli enti e delle società partecipate perché altrimenti il Consiglio regionale non è nelle condizioni naturalmente né di dare degli indirizzi cogenti né tantomeno di verificare come vengono spesi i soldi dei toscani. Revisione per la legge regionale che riguarda la presa in carico e la rieducazione degli autori di violenza sul genere femminile, i cosiddetti maltrattanti. Il Consiglio regionale ha approvato a larga maggioranza la nuova legge, primo firmatario il consigliere del Partito Democratico Andrea Vannucci, per la presa in carico e reeducazione degli autori di violenza di genere a favore Partito Democratico, Italia Viva, Fratelli d'Italia, astenuti Lega e Movimento 5 Stelle, e ha approvato a maggioranza anche un ordine del giorno collegato sempre a prima firma del consigliere Vannucci a favore Partito Democratico, Italia Viva e Movimento 5 Stelle, astenuto il gruppo della Lega. Non ha partecipato al voto, Fratelli d'Italia. Le novità sono essenzialmente due. Eh, la prima si riconosce il ruolo de, di, di vittime per coloro che assistono a violenza. Eh, e l'altra si istituiscono a livello regionale gli elenchi dei centri per gli autori di violenza. Si incentiva eh, la promozione di una serie di percorsi nelle scuole eh, all'insegna del, del rispetto reciproco eh, e della non violenza. Quindi da questo punto di vista credo che, che sia stato fatto un buon lavoro, un buon lavoro evidentemente rispetto a un tema che purtroppo lo vediamo anche nei, nei fatti di cronaca. Di queste ore eh, non smette di avere i numeri e le caratteristiche di una vera e propria emergenza. Il tema è appunto l'istituire gli elenchi, il tema è riconoscere all'interno del, della normativa regionale il ruolo di, eh, di questi centri che, soprattutto rispetto al tema della recidiva. Eh, stanno dimostrando di, eh, di poter portare dei risultati. Approviamo questa legge eh, a poche ore di distanza da un altro drammatico femminicidio che si è consumato in Toscana. È qualcosa che sconvolge le nostre coscienze e che ci invita a fare qualcosa di concreto e immediato. Per, eh, nei confronti di eh, tutti quelli che sono le vittime ma soprattutto anche per chi esercita questa violenza e dovrebbe essere l'obiettivo anche di questa proposta di legge che purtroppo per come è stata impostata eh, per la mancanza assoluta di finanziamenti ulteriori che appunto non sono previsti e non sembra essere rispondente a quelle che sono le drammatiche esigenze di questo momento storico. Ecco il motivo per cui, seppur a malincuore, eh, abbiamo dato un voto di astensione. Oggi, eh, con la proposta di legge che è stata votata, l'iniziativa della maggioranza, eh, anche in Toscana, a completamento di quella che è la legge su, che già prevede eh, i centri di, per la violenza e di, quindi anche per l'accoglienza delle donne vittime eh, di violenza, oggi eh, introduciamo anche eh, delle strutture che possano in qualche modo supportare anche la rieducazione e la presa in carico degli uomini che in qualche modo sono coinvolti in dinamiche di violenza domestica. Noi come Consiglio regionale abbiamo dato un segnale anche di evoluzione sotto questo aspetto e se davvero vogliamo che questi centri funzionino devono avere anche una funzione estremamente educativa, ripeto, magari nei confronti di persone che hanno anche commesso reati, oltre a una finalità di prevenzione. È importante che sia possibile per queste persone che riescono a denunciare la violenza e vogliono tornare a rapproparsi della propria vita, che sia possibile per loro raggiungere facilmente i centri ed essere inseriti in percorsi che gli permettano di ritornare ad una vita serena. È altrettanto importante che le persone che invece vengono a compiere questi atti, gli uomini, sia... Possibile anche per loro un percorso rieducativo attraverso quelle strutture che hanno diciamo, tutti i criteri accreditati presso eh, le regioni e negli accordi fatti tra lo Stato e la regione. Io però ritengo che questo sia un tema che vada affrontato nelle scuole direttamente dalle elementari, perché bisogna crescere la cultura del rispetto. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione dal Consiglio regionale della Toscana torna la prossima settimana.